Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Se sei nuovo, io sono Angela e in questo video ci occuperemo di una delle pulizie dettagliate stile Playlady che andrebbe fatta mensilmente ogni volta che ci troviamo nella zona cucina. Ma ahimè, io questa volta ho fatto passare veramente, veramente troppo tempo. E stiamo parlando della pulizia del cassetto delle posate. Per cui iniziamo subito. Go, 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 andiamo! Ed ecco qui il cassetto degli orrori. Non vi spaventate, ma come potete vedere era proprio tantissimo tempo che non dedicavo appunto del tempo alla pulizia di questo cassetto e le stoviglie, come vedete, sono eccessive rispetto al posto che c'è a disposizione, ma anche al fatto che siamo comunque solo due persone in casa, quindi effettivamente avere tutte queste posate è eccessivo. Quindi come prima cosa andiamo a tirar fuori tutte le posate e tutti gli attrezzi, diciamo, tra virgolette, che ho nello scompartimento laterale. Come vedete anche il cassetto non è che si presentava proprio bene. Come prima cosa vado a selezionare, quindi a fare una prima cernita e tengo nel lavello tutte le stoviglie che voglio appunto continuare a tenere, mentre metto da parte tutto ciò che voglio eliminare perché è eccessivo. Come vedete la quantità di coltelli era eccessiva, ci sono questi coltelli in ceramica che però hanno tutte le punte rovinate e quindi li andrò dopo a gettare, però tutto quello che sto mettendo da parte subirà poi un'ulteriore fase in cui andrò a scegliere ciò che conservare e ciò che invece ormai è diventato inutile tenere. Quindi vedete quanti cucchiaini che avevo a disposizione, una parte ho deciso di tenerle, ho tenuto anche le forchettine, mentre un'altra parte le ho messe da parte appunto e le conserverò per un futuro. Anche le forchette, tengo solo quelle con il manico completamente in acciaio mentre elimino tutto il resto. Questa forchettina di plastica naturalmente andrà buttata. Ora andiamo a lavare tutte le posate che abbiamo deciso di tenere, anche se sono pulite, un'ulteriore lavata non gli fa sicuramente male. Terminato, non ci resta che aspettare che si asciughino o almeno che sgoccioli un po', e nel frattempo ci dedichiamo al cassetto. Come vedete, era in condizioni effettivamente pietose. E sono andata a buttare tutto quello che vedete che ho lasciato nel cassetto, quindi plastica, legnetti e così via. E con il Napisan, che è sia sgrassatore ma anche disinfettante e igienizzante, sono andata a dare prima una veloce pulita a tutto il cassetto per eliminare anche quelle che erano le briciole presenti. Poi, una volta pulito, sono andata a dare una seconda passata, insistendo maggiormente in tutte le zone in modo che tutto il cassetto fosse appunto pulito. Dopo un'ulteriore sciacquata, sono andata a dare un'ultima passata in quelle che erano per me le zone un po' più critiche, quindi sono andata ad insistere dove è maggiormente rovinato il cassettino, quindi, e gli sono andata a dare un'ulteriore pulita, quindi ora è veramente pulito e disinfettato tutto.
fase finale apriamo il cassetto, rimettiamo lo scompartimento e andiamo con una nuova pezza pulita a pulire, ad asciugare tutte le posate e a rimetterle in ordine nel cassetto per avere sicuramente un cassetto delle posate più pulito. Ragazzi, vi occupate della pulizia del vostro cassetto delle posate? Con che regolarità lo pulite? Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto con un commento, spolliciate il video e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale cliccando qui e guardate anche tutti gli altri miei video, attivate la campanella qui sotto, da una delle due parti, per essere informati sempre per l'uscita dei nuovi video e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!